Non ho anche questi capelli. Lorio, se tra 5 minuti lo rivedo con i capelli lunghi, sbatto in galera te per 1 mese. Recluta! Ma signore... Chiamami brigadiere! Imbecille! Sì, brigadiere imbecille! Avanti! Alla tastatura! Avanti, Marx! Ma io sono un civile, civili o militari, non voglio vedere capelli lunghi in caserma! Ecco come tratto io le reclute. Le reclute sono la piaga dei reggimenti. Al 27° Dragoni. Fanfara, 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 fanfara. Fanfara? Brava! Il suo spondoso di sdegna ti bella, presto mia stella, da sdegna sonò. Chicchirichì che batti cuor, i vecchi stanno a nanna cor, è l'ora adatta per l'amor, tra le mie braccia devieni tesor. Corre ad andarti, saluto mia bella, ma presto mia stella ti devo lasciar. Aspetta sullo scalpitar, che prima tu devi suonar, trombetta su datti da far, tu suona che insieme suoniamo. Già così di fretta, finito già, ahimè che misera trombetta, è così tutto qui. Che fatica facciamo andare, facciamo il qualche loro, forte cantiamo. Champlatre, finalmente! Una coppa di champagne per Champlatre! No, no, grazie, non mi fermo! No, ma come? Ma no, signori, non è vero, tenente, che vi fermerete? Voi qui, io sono nato alla stazione e voi... Non è stata colpa mia, colpa di questi signori che mi hanno catturata, mi hanno fatto bere champagne, cantare, ballare! Sono felice! E voi avete accettato? Ho fatto male! Se non ho resistito, se ho accettato è perché... Perché? Ma Champlatre, te la sei accaparrata tutta per te? Dimentichi che sei promesso sposo! Voi siete promesso sposo? Sì, cioè no! Oh sì sì, questa era la sua serata d'addio! Parte! Con vola! Complimenti! Oh, ma allora bisogna brindare al promesso sposo e alla sua fidanzata! Tanto signorina, ascoltate, ora vi spiego! Se mi vede qui sono rovinata, nascondetevi nel magazzino. Nel magazzino. La giacca, la giacca. Entra. State tranquilla, vi difenderemo. Già alzati, signori ufficiali? Veramente, maggiore, non siamo ancora andati a dormire. Ah, qui si suona, qui si canta, qui si sbevacchia. Si offriva una cena d'addio all'amico Champlatre che ci lascia. Come? Non è ancora partito, Champlatre? Maggiore. Vi credevo in viaggio per Parigi. Sapete che siete atteso dalla signorina de Flavigny, sulla quale abbiamo avuto delle referenze molto lusinghiere. A questo proposito, volevo precisare... Non c'è niente da precisare! Preciso io. Sono molto sorpreso e scontento di voi, Visconte. Che alla vigilia delle nozze passiate la notte in gozzoviglie. Io sono di sentimento. Ah, abbiamo anche degli invitati, ma di bene in meglio. A noi non consta, maggiore. No, vedremo se consta a me. Ma chi? Dai, non so proprio. Tu di dove esci? Di lì. E che cosa facevi lì? Bevevo. Per dimenticare. Io amavo. E sono stato
tradito. Cos'è? Un'allusione? No! Un'osservazione generale. Non chiamarmi generale! Non lo guardo bene. Era un'osservazione generale, non un'osservazione virgola generale. Un'osservazione generale, senza virgola, particolare generale. Cioè, maggiore. Ma che cosa hai lì in mano? Qui c'è una donna! No, 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 maggiore! Una donna qui! E che cos'è quel nastro? A chi appartiene? Alla donna che c'è qui! Dove qui? Qui! Lì! Sentito, signori ufficiali! Ma non sa quello che dice, maggiore! Vedete bene in che condizioni si trova! Sentito? No, no, no! Qui va fatta un'ispezione generale! Senza virgola! E subito! Presente! Un'altra recluta. Presente. O non è una recluta? Sei della musica, coscritto? Come della musica? Hai una tromba? Io una tromba? Lì! È vero. Sì, sono della banda, della banda. E che strumento suoni? Il bombardino. Ah, il bombardino. Il maggiore preferisce il corno. Cos'è? Un'allusione? Un'osservazione? Niente, virgola. Generale. E chi ti ha insegnato il bombardino, recluta? La musica è un dono di famiglia. Mio nonno era gran cassa al 100° fanteria. C'è anche una leggenda su di lui. Una leggenda in che senso? Ve la racconto, maggiore. Marciava in piazza Lafayette la banda militar d'onor. All'improvviso una grisette passò davanti ai suonator. È un sogno, una visione, e gridaron tutti insieme così. Soltanto la gran cassa, beh, indifferente stava lì. Il suo strumento enorme in ve non gli permette di però lui era un buon garzon, boom, perciò suonava con passione. Cin, cin, non ti picciar, con gran vigor, pensa a suonar, picchia suonator, rimbomberà la gran cassa un or, boom. Cin, cin, non ti picciar, con gran vigor, pensa a suonar, picchia suonator, rimbomberà la gran cassa un or, boom. Poi senza smetter di suonar la banda intera la seguì, il proprio maggi a presentar nella sua casa ognun salì, buon ultimo dei militar fu la gran cassa che salì, già si apprestava ad omaggiar ma scopre in lei sapete chi? Sua moglie che a un concorso fu, super premiata per virtù. Vabbè, lui era un buon garzon, bum, ma che mazzate, bum, bum, bum. Cin, cin, non ti picciar, con gran vigor, pensa a suonar, picchia, suonato, rimbomberà la gran cassa un or, bum. Cin, cin, non ti picciar, con gran vigor, pensa a suonar, picchia, suonato, rimbomberà la gran cassa un or, bum. Lei che aveva personalità al maritino lì per lì, giurò sul capo di mamma che mai poi mai lei lo tradì. Lui apprezzò la sua virtù, la perdonò di tutto qua, la pelle del tamburo fu la testimone dell'amor. L'idillio allor ricominciò, la pelle d'asino scoppiò. Perché talvolta la passion fu scoppiar fa qualche buon garzon. Cin, cin, non ti picciar con gran vigor, pensa a suonar, picchia suonato, rimbomberà la gran cassa un or, boom! Cin, cin, non ti picciar con gran vigor, pensa a suonar, picchia suonato, rimbomberà la gran cassa un or, boom! Ma è un uomo o una donna?
mi prende in giro o non mi prende in giro. Lorio! Il maggiore! Portami subito in cortile, Paolo e Francesca. Agli ordini del generale... virgola. Signori! Serietà! Qui non siamo in una caserma. Voglio dire... tu, recluta, seguimi! Chi sono Paolo e Francesca? Due cavalli! E io che c'entro? Non so, non capisco. Adesso la vedremo. Maestro Celestino! Benissimo. Ma i capelli? Ci si sono messi in quattro a tagliarmeli. In un minuto mi hanno ridotto così. Ecco, così i capelli vanno bene. Sì. Ma guarda come quella recluta assomiglia a Floridoro. Che stupido. È impossibile. Floridoro aveva i capelli lunghi. Allora, reclute, a noi due. Anzi, a noi tre. Reclute! Presente! Presente! Un passo avanti, marcia! A cavallo! In che senso a cavallo? Montare a cavallo! Sì. Presto! Sì. Se ci vedesse la superiore... Ma le superiore non possono vedere tutto. È vero. Lo sapevo che era una femmina. Ma tu... bel cavaliere, monti a cavallo in modo così femmineo? A posto le mani, maggiore! Ah! Ufficiali! Non ufficiali! Dragoni, esercito! Cavallo! Inseguiteli! Raggiungeteli! Catturateli! Li deferiremo! Al consiglio di guerra! Si vede. Che cosa? Che siamo vestiti da militari. Altro che... Oh, speriamo di non incontrare nessuno. No, a quest'ora sono tutti in cappella per la prima messa. Dio che avventura. Dio che notte. Ormai prendere il treno non si poteva più. E no, come facevamo? I soldi e i biglietti sono rimasti nel vestito che ho lasciato in caserma. Io non so che cosa dirà la superiore quando vedrà che siamo tornati. E non pensate sempre a quello che dirà la superiore. Ci penserò io, maestro Floridoro. Giuzza! Celestino. Qui dentro io sono Celestino, per carità. Salviamo perlomeno le apparenze. Le apparenze. Dio che avventura. Dio che notte. Qui bisogna pensare a cambiarsi. Io vado in camera mia. Sì, andiamo in camera tua. Andiamo in camera mia. Tu in camera tua, io in camera mia. Tu in camera tua, io in camera mia. Solo che io non so come vestirmi, perché tutti i miei vestiti sono rimasti nella valigia che ho in albergo. Dio che avventura. Dio che notte. Povero Floridoro. Celestino. Nitush! Denise. Beh, certo, io così non posso mica rimanere vestito. La superiora non capirebbe, no, anzi, capirebbe anche troppo. Solo che adesso che cosa mi metto? Tutti i miei vestiti sono là, sono in albergo. E io come posso vestirmi per uscire da... Decisamente in questo convento stanno accadendo fatti insoliti. La madre guardiana mi riferisce che stamani all'alba, durante la messa, ha udito un tramestio nel chiostro. Sul muro di cinta si sono notate orme e segni di passaggio. L'aiola sottostante il muro è calpestata. Forse dei ladri si sono insinuati nella sacra casa. Dovrò fare un accurato giro di ispezione. Questa era una vestaglia che avevo comprato per regalare a Corinna. Per fortuna ancora non gliel'ho data, forse posso arrangiarmi in qualche modo. No, così no. Adesso vedo di arrangiarla. Allora
Così. Ecco. Beh. Beh, insomma, provvisoriamente può anche andare, no? Oddio, i capelli, come faccio? Ah, ecco. Sì, ora vado in albergo a ritirare i miei vestiti. Corro. Beh, corro, si fa per dire. Signor Celestino! Buongiorno, buongiorno reverenda madre, buongiorno. Già di ritorno? Come mai? Come mai? Già di ritorno che... In che singolare tenuta? Da viaggio, madre, sì, una tenuta da viaggio, è una tenuta assaiata alla bisogna perché ripara dalla polvere. E vi siete tagliati i capelli? Ah sì, vedi. Sì, alla stagione fra un treno e l'altro non sapevo cosa fare per ingannare il tempo, ho detto quasi quasi mi taglio un po' i capelli. Ma perdonate, maestro organista, sì. Come potete essere partito e tornato in così breve tempo? Già, ma come posso essere partito e tornato in così breve tempo? Una cosa che anch'io mi domando. Ti vedo smarrito. No, io turbato. No. Forse cioè, Denise. Sì, è successo qualche cosa con l'angelo, dove l'avete lasciata? Parlate, ditemi. Abbiate pazienza, se vuoi. Avete detto qualcosa? No. Ah, ero io che stavo per dirvi. Dunque, Denise. Oh, ecco, è tutto qualche cosa, lo sento, non osate dirmelo. Ci parlate, io ve lo sto dicendo. Sarò forte, per bacco, sono la sorella di un maggiore. Questo maggiore sempre fra le... Come dite? No, niente, madre. Dunque, stavo per dirvi che la signorina Denise è qui in convento nella sua stanza. È tornata anche lei? E come mai? È tornata anche lei? E come mai? Ah, è tornata! Io lo sto chiedendo a voi! Ah, già, voi lo chiedevate a me, io stavo per rispondere. Dunque, se solo però aveste la compiacenza di lasciarmi riflettere un attimo e di ordinare le idee che... Madre buona, figliola! Ecco, adesso vi spiega tutto lei, vi spiega tutto lei. Sei qui dunque? Sì, ho saputo che eravate qui nel chiostro e venivo a riconsegnarmi a voi. Ma come mai sei tornata? Ti credevo a Parigi? Adesso voglio proprio vedere come se la cava. È molto semplice, madre mia. Sono tornata perché non sono partita. Ah beh. D'accordo, ma... È avvenuto così, strada facendo. Ho interrogato il maestro Celestino e lui ci è cascato. Io ci sono cascato. Mi ha confessato tutto. Io ho confessato. Non voleva, ma poi io... Ma non voleva che cosa? Che cosa non volevo che cosa? Non voleva confessarmi che mi stava portando a Parigi perché si stava combinando di sposarmi. Allora io l'ho tanto supplicato, ho tanto pianto e lacrimato che il maestro, mosso a pietà, si è deciso a riportarmi indietro. Io non voglio sposarmi, madre mia. Voglio restare con voi. Voglio pronunciare i miei voti qui al convento. Ah, celestiale fanciulla. Sono fatta così, madre. Molière. Dovrebbe fare l'attrice. No, veramente l'ha già fatta. È la vocazione che parla. Lasciamola parlare. Ebbene sì, Denise. Scriveremo ai tuoi parenti. Faremo loro sapere il tuo desiderio, la tua vocazione imperiosa. Ne posso rimproverarti di una simile mancanza. Quanto al maestro organista, certo. Beh, ecco. Oh, madre buona, non infierite su di lui. Vai, figliola, vai a scrivere agli zii a Parigi, eh? Confessa il tuo animo, di tutto loro la verità, eh? Sì, madre. Povera Denise, diventerà badessa. Quanto a voi, maestro Celestino? Diventerò badesto. No, pardon. Dicevo, quanto a voi. Avete avuto torto ad ascoltare quella figliola. D'altra parte, visto che l'avete riportata sana e salva... Ah sì, sanissima e salvissima. E voi non sapete che fatica ho fatto, madre, perché siamo anche andati in una caserma piena di soldati. Non parliamone più. Andate ad indossare un abito confacente alla pia casa. E lasciatevi ricrescere i capelli. Io proverò a bagnarli, madre. Noi non gradiamo i capelli corti. Tutto il contrario del fratello, lui non gradisce i capelli lunghi. Che famiglia!